Ciao ragazzi, avete mai sentito parlare di Nibiru, il cosiddetto pianeta X? Nel mese di gennaio del 2016, alcuni ricercatori dell'Istituto di Tecnologia Caltech in California annunciarono che erano in possesso di prove dell'esistenza di un nuovo pianeta. Un pianeta che sarebbe 10 volte più grande della Terra e che orbiterebbe intorno al Sole a una distanza 20 volte maggiore rispetto a quella di Nettuno. Un'altra teoria suggerisce che Nibiru sarebbe una versione più piccola di Urano e Nettuno e avrebbe un raggio di 3,7 volte quello della Terra. A causa della sua enorme distanza dal Sole, sarebbe un pianeta ghiacciato, con temperature fino a meno 226 gradi Celsius. Si tratterebbe quindi del nono pianeta, ma Nibiru non è una scoperta recente. Se ne parlò nell'antichità e alcuni documenti sumeri sembrano far riferimento allo stesso. Inoltre, non è la prima volta che viene studiato. L'astronomo Percival Lowell iniziò a cercarlo già nel 1905 e fu lui a attribuirgli il nome di Pianeta X. A dire il vero però, Nibiru non è ancora stato scoperto. La sua esistenza viene riconosciuta unicamente attraverso dei calcoli matematici. Tutto fa pensare però che non passerà molto tempo prima di poter raccogliere prove certe della sua esistenza. Ma perché questo pianeta è così misterioso? Perché è così amato e allo stesso tempo odiato dagli amanti del mistero e dai teorici della cospirazione? Che cosa si dice di lui e cosa possiamo credere e non credere in merito alle varie teorie che l'accompagnano? Oggi cercherò di darvi una risposta e di fare un po' di chiarezza sull'argomento. Ecco quindi il mistero di Nibiru, il pianeta X, tra verità e menzogne. Come abbiamo detto, gli amanti del mistero e i teorici della cospirazione conoscono molto bene Nibiru. Ricercando questo nome su Google otterremo più di 6 milioni di risultati. Senza dubbio, quindi, è diventato uno degli argomenti preferiti da chi è alla ricerca della verità in merito alle numerose teorie che lo riguardano. 6 milioni di risultati è una cifra che spaventa, ma non è nulla in confronto a quello che si dice sul pianeta X. Senza dubbio, la teoria che più spaventa è quella che suggerisce che Nibiru sarà responsabile di una terribile catastrofe planetaria. A breve, infatti, dovrebbe avvicinarsi nuovamente alla Terra, o scontrarsi con essa, segnando la fine del nostro pianeta e dell'umanità. Oltre a questo, si dice che la NASA sia a conoscenza di questa minaccia e che la stia tenendo nascosta per evitare il panico generale. Alcuni teorici della cospirazione arrivano ad affermare addirittura che la gran catastrofe potrebbe avvenire nei primi mesi del 2018. Ma tranquilli, queste affermazioni non sembrano essere fondate su prove tangibili. Quante volte abbiamo assistito a teorie cospirative che si sono rivelate semplici paranoie o stupidaggini? Questo significherebbe che il pianeta X è solo una fantasia? Una storia? In verità no. Sul pianeta X sono state pronunciate menzogne e verità. L'importante è essere in grado di identificarle, ed è proprio quello che cercherò di fare ora. La prima grande menzogna che viene detta in merito a Nibiru riguarda la sua orbita, che si dice sarebbe di 3600 anni. Questo è un dato che viene considerato valido da moltissime persone e che è stato proposto per la prima volta dallo studioso Sitchin. In pratica Sitchin affermò che Nibiru tarda circa 3600 anni per compiere un giro completo intorno al Sole. Un dato che avrebbe estrapolato grazie allo studio di alcune tavolette d'argilla sumere. In verità, i sumeri non misero mai in relazione questo numero a Nibiru. Parlarono indubbiamente del pianeta X, ma senza specificare la durata della sua orbita. Oltre a questo, il 3600 è un numero sacro per i sumeri, che riceve il nome di Shar, quindi averlo correlato all'orbita del pianeta è solo una supposizione di Sitchin. La seconda grande menzogna riguarda proprio la possibile collisione del pianeta X con la Terra. Questa affermazione è totalmente priva di fondamento e non si basa su nessuno studio serio. Insomma, ci si può credere o no, ma è impossibile verificarla. Il sistema solare è in funzionamento da milioni di anni, in perfetta armonia. Se in questi milioni di anni un pianeta non si è mai scontrato con un altro, e attenzione, ho parlato di pianeta e non di asteroide, è difficile, se non praticamente impossibile, che lo faccia ora. Oltre a questo, se un corpo celeste più grande della Terra dovesse cercare di avvicinarsi alla stessa, dovrebbe prima superare due grandi ostacoli, Giove e il Sole.
il loro campo gravitazionale non permetterebbe a un corpo di quelle dimensioni di attaccare la Terra. Lo risucchierebbe prima. E per ultimo, il ruolo della NASA in tutto questo. La NASA potrebbe davvero nascondere un fatto del genere? Penserete che mantenere il segreto sia più facile di quello che si crede. Ma come essere in grado di far tacere tutte le persone involucrate in questa scoperta? Una fuga di informazioni, seppure minima, non sarebbe possibile? Anche questa sembra una supposizione difficile da credere. Ma passiamo ora alle verità in merito a Nibiru. In primo luogo, Nibiru è reale. Non è un'invenzione o frutto della fantasia di nessuno. Di certo, non potevano mancare coloro che vogliono screditare totalmente la sua esistenza, ma il suo nome è presente in diversi documenti di origine sumera. Documenti che lo catalogano non solo come un pianeta reale, ma come l'astro tra tutti gli astri. Lo incontriamo in testi come Enuma Elish, Mulapin, Astrolabio B. Si sa che i sumeri annotarono milioni di allineamenti e posizioni degli astri, che fossero pianeti, stelle o costellazioni. Nessuna di esse viene considerata falsa. Quindi, perché pensare che Nibiru dovrebbe esserlo? Ma soprattutto, perché in questo caso i sumeri avrebbero dovuto mentirci? La seconda verità riguarda la particolarità dell'orbita di Nibiru. Quello che non vi ho ancora detto, infatti, è che l'orbita del pianeta formerebbe un angolo retto di 90 gradi con l'equatore della sua stella. Questo tipo di orbita, fino a poco tempo fa, veniva considerata impossibile. Questa sarebbe stata una prova del fatto che il pianeta X era solo un'invenzione. Nel 2013, però, viene scoperto il pianeta Kepler-63b, la cui orbita presenta proprio le caratteristiche prima descritte. Si conferma quindi che può esistere e che Nibiru ne potrebbe essere soggetto. E l'ultima grande verità riguarda proprio il ritorno di Nibiru, anche se nessuno può ancora sapere quando esattamente. Già nel 2012, spinti dall'idea che i Maya avessero predetto la fine del mondo, si pensò che Nibiru ne potrebbe essere stato la causa. La sua collisione con la Terra è stata predetta moltissime volte a partire da quella data, nel 2013, 2014, 2015 e 2016, e adesso si pronostica per il 2018. Mere speculazioni e supposizioni, una sorta di moda dei nostri tempi, quella di voler scoprire la data in cui saremo vittime dell'apocalisse. Ma lasciando da parte queste idee catastrofiche, una cosa è certa, ossia che Nibiru fa parte del Sistema Solare e prima o poi ritornerà visibile, esattamente come lo fu al tempo dei Sumeri. Oltre a questo, i potenti telescopi di cui siamo in possesso al giorno d'oggi ci permetterà di identificarlo molto prima di quello che possiamo pensare. Allora, tu cosa ne pensi di questo pianeta misterioso? Esiste davvero? Sarà responsabile di una grande catastrofe o rappresenterà semplicemente una nuova scoperta, come se ne sono fatte moltissime durante la storia dell'umanità? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.